innanzitutto buona giornata. Questo giorno del Natale per noi cristiani è il giorno della luce, pur essendo pressappoco nel periodo in cui si restringe la luce del giorno e da qui riparte, riprende la sua apertura. Ecco, questo passaggio mi pare che sia molto significativo per rappresentare anche quello che è stato per Maria e per Giuseppe e poi ci è stato consegnato a noi tutti tramite i pastori, quelli che sono accorsi per primi, Gesù. Gesù che nasce normalmente come un bambino eppure è proclamato il figlio di Dio. Ecco, direi che questo aspetto è quello che sempre ci sorprende e non è già avvenuto. È il fatto che Dio segua la via umana per incontrare noi, un Dio che è umanissimo in quel bambino, tra le cure materne di Maria e quelle paterne di Giuseppe, Dio ci dimostra la forma, la modalità con cui Lui mantiene la sua promessa con noi e si prende cura della nostra vicenda umana. Direi di stupirci ancora di questo fatto qui. Il Natale è un momento, è un clima particolare, eppure tante cose in questi giorni possono distrarci, ma è essenziale andare proprio dentro questa contemplazione stupita, sostare un attimino, soffermarsi. Il Museo Diocesano ha molte opere che ci potrebbero aiutare in questo. Qualche giorno fa, il 18, abbiamo anche aperto una mostra a Feltre presso la Concattedrale che riprende la croce bizantina, perché adesso io cito la croce nel mentre formulo gli auguri di Natale, perché la croce esplicita il perché di quel bambino lì e dice il senso di una vita, della missione che compirà quel bambino diventato adulto e darà la sua vita. Con questo dare la vita è un po' quello che sta davanti a noi come anche una chiamata, un appello da far diventare nella quotidianità un'attenzione, una cura di questa umanità che siamo, quella che portiamo noi nella nostra carne, che viviamo nei nostri legami familiari, di amicizia, nell'ambiente di lavoro, in società. Quindi è un dare la vita che è anche il nostro impegno e la nostra responsabilità, che direi dal Natale viene come provocazione a prendersi cura, ad avere a cuore, come è stato per Maria e per Giuseppe nei confronti di quel bambino. Anche nei confronti di Dio entra nella storia umana con le cure stesse umane. Auguri a tutti, buon Natale, in particolare per chi si sente un po' più solo, staccato dagli altri, ci sono tante situazioni di solitudine, ma entriamo un po' in questo pensiero e ci ritroviamo tutti amati da Dio, cercati da Lui, curati da Lui. Buon Natale!